Benvenuti a questa nuova edizione di Prologo dei Liceto Web News. Passiamo subito alla prima notizia. Lunedì 8 marzo si è festeggiata la Festa della Donna. In tale occasione, De Liceto ha potuto festeggiare anche un altro evento, l'inaugurazione della Piazzetta Loreto, alla presenza dell'amministrazione comunale al completo, di numerosi cittadini accorsi nonostante il tempo gelido. Una funzione religiosa all'interno della cappella è stata officiata da Don Leonard Camanzi, che ha poi benedetto le mimose e l'opera pubblica. L'8 marzo è la giornata internazionale della donna, è una giornata estremamente importante perché si vuole sensibilizzare un po' tutti noi sul ruolo e sull'importanza che la donna ha nel nostro vissuto quotidiano, un ruolo che va sicuramente valorizzato e quindi si richiede attraverso questa giornata un momento di riflessione, diciamo, sull'importanza del ruolo della donna. Perché l'abbiamo festeggiata qui a Piazza Loreto? Perché era l'occasione anche per inaugurare questa nuova piazza che l'amministrazione comunale intende restituire alla cittadinanza di De Liceto, rivisitata nel suo aspetto, insomma, nella sua forma e nella sua sostanza, dedicando questo spazio alla cittadinanza di De Liceto. Peraltro la concomitanza dell'8 marzo con l'apertura di questa piazza non è casuale, è dovuta al fatto che qui c'è anche la chiesetta della Madonna di Loreto e la Madonna è, diciamo, la donna per eccellenza, e la mamma è la donna per eccellenza. Per cui abbiamo colto la concomitanza dell'apertura di questa piazzetta e della chiesa presso la quale si è stata celebrata questa messa, per dedicare questo momento anche di sensibilizzazione a tutte le donne in concomitanza dell'8 marzo. Grande partecipazione di pubblico, sabato 20 marzo presso la Sala Europa del Comune di De Liceto, per assistere al dibattito pubblico organizzato dall'amministrazione comunale di De Liceto con la cittadinanza. Tanti problemi affrontati, lavori pubblici, ambiente e territorio, attività sociali e produttive. Molti gli interventi del pubblico a cui hanno dato risposte gli amministratori presenti. Navigando in rete, la nostra web TV è stata scoperta e inserita nella mappa pubblica su www.altratv.tv, osservatorio sulle nuove forme di micro web TV. Trattasi di un progetto interuniversitario, prima enciclopedia delle nuove forme di TV online, messa in piedi con passione, investimenti contenuti e tanta voglia di video raccontare il territorio. È in corso di svolgimento una selezione pubblica per esami ad un posto, oltre a quelli che si renderanno disponibili nell'anno di riferimento, di agenti di polizia municipale, categoria C, a tempo indeterminato e a tempo pieno. Le domande pervenute al comune di De Liceto da tutta Italia sono state 87. Dopo le prove preselettive del 6 marzo e la prova scritta del 13, il numero di candidati è sceso a 26. La seconda prova scritta è fissata per il 10 aprile. L'assunzione dei nuovi vigili è fissato per il prossimo mese di giugno. Nei prossimi notiziari vi aggiorneremo sull'andamento del concorso. Si sono svolte domenica 28 e lunedì 29 le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale pugliese. A De Liceto vi hanno preso parte il 66,6% degli aventi diritto. L'unico candidato locale in lizza, il dottor Tino Crisorio, ha ottenuto 717 preferenze per un totale provinciale di 2.604 voti. Quest'anno, come tutti gli anni dal lontano 1958, il 31 marzo presso le scuole elementari si è ripetuto il tradizionale appuntamento con l'assegnazione del premio Mazza. Questo evento prende appunto il nome dal suo ideatore, Alessandro Mazza, illustre concittadino, che alla sua morte nel 1918 stabilì come ultima volontà che i suoi averi fossero destinati all'istituzione di un evento che premiasse gli alunni più meritevoli delle scuole elementari. È per volontà dello stesso Mazza che il premio si tiene il 31 marzo, data di morte del fratello a cui egli era assai legato. Il sorteggio è avvenuto alla presenza delle autorità comunali, della dirigente scolastica professoressa Antonia Pasquariello, assistenti sociali e coordinatori, oltre ovviamente ai ragazzi a cui sono andati 12 premi minori da 300 euro e 12 premi maggiori da 600 euro. Prosegue la raccolta fondi per l'acquisto di un'autoambulanza per
per il trasporto degli infermi, organizzato dall'Associazione Vigili del Fuoco in Congedo, Protezione Civile di Deliceto. Vediamo il servizio. Questa qua è una iniziativa da parte dell'Associazione di Volontariato di Deliceto della Protezione Civile. Dopo tante richieste abbiamo deciso di acquistare questo mezzo, questa ambulanza, e questa qua verrà adibita soltanto per il trasporto infermi, da strutture ad altre, da gente che ha bisogno di far visite, che non può spostarsi con mezzi propri. Il costo di questa ambulanza è di 10.000 euro e grazie alla popolazione di Deliceto ad oggi, dopo una settimana che ce l'abbiamo qui, abbiamo raggiunto circa 3.500 euro. Con questo qua io ringrazio tutta la popolazione che sta partecipando e continua ancora a partecipare. Il nostro obiettivo è quello di crescere, di andare avanti, oggi di usarla soltanto come trasporto e domani possiamo anche vedere un pochettino di realizzare come primo intervento con altri mezzi e altri volontari. Sono cominciate domenica 28 marzo le celebrazioni della Settimana Santa a Deliceto, con la consueta processione delle palme partita dalla chiesa di San Rocco fino alla chiesa madre, con la sosta e benedizione delle palme presso il Largo La Croce. Giovedì Santo visita ai Santi Sepolcri, da quest'anno in seguito ad un'ordinanza vescovile riservata solo alle parrocchie. A tal riguardo è possibile visionare un servizio video sul nostro sito. Intensa emozione suscita la processione del Venerdì Santo con le statue del Cristo morto e dell'Addolorata, che vede puntualmente sempre tanta partecipazione di fedeli. In ultimo concludiamo con lo sport. In seconda categoria la Stella Azzurra è a quart'ultimo posto in classifica, a 3 giornate dal termine del campionato, mentre in terza categoria Lecce è quint'ultima, a 8 giornate dalla fine. Anche per questa edizione è tutto. Nel ringraziarvi per l'attenzione, rinnoviamo l'appuntamento alla prossima edizione. Arrivederci!